jinx politico, reso possibile dalla propaganda ritagliata sul profilo di elettore attribuita all'utente dall'algoritmo, ricordiamoci del caso Cambridge Analytica, rischia di destrutturare dall'interno le dinamiche democratiche. L'invio di contenuti specificamente ritagliati sulla base del pedinamento digitale dell'utente può infatti avere una valenza manipolativa anche nel consenso elettorale, non paragonabile ad alcun monopolio dell'informazione, perché appunto capace di adattarsi così perfetta al pensiero del bersaglio da anticiparne il giudizio e limitarne fortemente l'autodeterminazione. Sicché ora, con proiezione nel futuro, incominciamo a discorrere di neurodiritti, come abbiamo fatto nella giornata europea della privacy del 8 gennaio scorso. La rilevanza del fenomeno è tale che il regolamento UE del 2014, 1141, sanziona espressamente l'uso illecito di dati personali per condizionare i risultati elettorali, spesso, come pare accaduto al tempo della elezione di Trump, persino da potenze straniere. Per altro verso, l'abitudine alle sedicenti, tra virgolette, post-verità, riduce la notizia a narrazione, sostituendo nella parresia della rete i criteri di attendibilità e di esattezza con quelli di mera credibilità e di efficacia narrativa, con effetti dirimenti, oltre ogni possibile relativismo, sulla formazione dell'opinione pubblica. La diffusione così rilevante di false notizie è del resto alimentata dalla moltiplicazione esponenziale delle fonti di informazione, non più limitate al giornalismo professionale con il suo sistema, persino verticistico, certo, ma di responsabilità, di controlli, invece comprensive, queste moltiplicazioni di una molteplicità di siti o blog, da natura più incerta e sottratti, salvo il caso di testate telematiche in senso stretto, alle responsabilità previste in ambito editoriale. Bene, questa rivoluzione dell'informazione non è neutra dal punto di vista della allocazione del potere. Se si erode quella rappresentativa, la democrazia immediata ha infatti sostituito ai tradizionali corpi intermedi poteri privati, capaci di definire con le condizioni generali di contratto il perimetro di libertà e di diritti fondamentali, subordinando il tutto alla lex mercatoria. Come ben rileva la studiosa Michela Manetti, allorché le piattaforme non hanno più potuto negare l'evidente selezione da loro operata nei contenuti, ne hanno sostenuta la assoluta neutralità, quali, ecco, attività rimesse integralmente a scelte algoritmiche, ecco, validi. E quando si è opposto che gli algoritmi sono pur sempre frutto di scelte lato sensu politiche effettuate in fase di scrittura dell'algoritmo, quelle stesse piattaforme, così legate alla propria neutralità, normativamente sancita, hanno invocato le garanzie accordate in favore del free speech alle attività editoriali. Ecco che già nel 2016 Zuckerberg ha definito Facebook e Media Company, con sviluppi successivi che due casi recenti tra nuovo e vecchio continente ben illustrano, dimostrando l'incidenza delle piattaforme sulle dinamiche informative e sulle politiche attuali. Emblematica, vedete, in questo senso a me pare la sospensione degli account Facebook e Twitter di Donald Trump. Essa ha rappresentato plasticamente all'opinione pubblica mondiale come le scelte di un soggetto privato, quale il gestore di uno o di altro,
VI, quello statunitense, che in linea generale ha sempre sostenuto che le idee storiche, tra virgolette, si raddrizzano con le idee rette e non con la censura. È la Supreme Court, United States versus Alvarez del 2012. Solo nei casi marginali di Clearhead e Present Danger, la Corte Suprema statunitense infatti ha messo delle limitazioni al famoso primo emendamento, procedendo in tal senso di recente solo rispetto alla propaganda apologetica del terrorismo internazionale. Allora, la dottrina anche originalista del Free Bet Peace Obre Ideas, che caratterizza la libertà di manifestazione del pensiero, è infatti così radicata nella cultura del pensiero giuridico americani da relegare ad eccezioni rarissime le ipotesi di sindacato sui contenuti illeciti, ad esempio perché clearly unlawful speech. E allora il private enforcement di Twitter sembra dunque aver superato persino quei limiti posti, pur su altri piani, dalle fattispecie di liceità presenti nel Communication Decency Act, ritenuti incostituzionali dalla Corte Suprema con la sentenza Rino che vi ho citato all'inizio. Ecco dunque che un soggetto come Facebook o Twitter, per espresso disposto normativo irresponsabile dei contenuti trasmessi, ha esercitato un potere interdittivo senza precedenti sul dibattito politico, privando il supremo vertice istituzionale dei principali canali di espressione mediatica. Ed è singolare che ciò accada nel paese che in nome della rete, qual è anche Place of Ideas, ha fondato una lettura deregolatoria del primo emendamento. Certo, in proporzioni minori, torniamo nel nostro paese, ma con echi giudiziari persino più interessanti, si rivela poi la vicenda relativa all'oscuramento, e lo ricordate, da parte della stessa Facebook, del profilo di Casa Pound per diffusione di contenuti ritenuti contrari alla policy del gestore. Ebbene, nel ritenere tale recesso illegittimo, il Tribunale di Roma ha sottolineato come, perché il contratto di fornitura del servizio di social network sia un ordinario, benché atipico, contratto di diritto privato, esso soggiaccia a una peculiare forma di eteroregolamentazione dovuta alla sua incidenza sulla libertà di espressione e sui diritti di partecipazione politica dei singoli, tanto più se esercitati questi diritti in forma associativa. E qui la necessità di una interpretazione dei presupposti per il recesso conforme alle garanzie costituzionali che bilanci il potere di esclusione dalla comunità virtuale di quanti realizzino condotte contrarie alla sua policy. E bilanciato con che? Con la contrapposta esigenza di non rimettere al gestore valutazioni quali carattere discriminatorio, istigativo o apologetico dei contenuti, oltremodo complesso. Pensate soltanto al dibattito sui reati di opinione, sul Klimaschutzdelikten. La piattaforma, lo sottolinea il Tribunale citato di Roma, ben può recedere dal contratto di fornitura del servizio a fronte di segnalate palesi violazioni della policy interna che al contempo manifestamente integrino estremi di reato. Ma tale potere espulsivo non può giungere sino al punto da conferire al gestore il ruolo di arbitro, è un privato, attenzione, di arbitro di che? Del confine tra libertà di espressione e condotte istigative o apologetiche, su cui soltanto il giudice può pronunciarsi. Allora, l'ordinanza esclude in particolare la possibilità di riconoscere un soggetto privato, quale Facebook Ireland, sulla base di disposizioni negoziali, quindi in virtù della disparità di forza contrattuali, poteri sostanzialmente incidenti sulla libertà di manifestazione del pensiero e di associazioni, tali
che fra le stesse si instaura, né che l'esercizio dei poteri contrattuali sia insindacabile, fin qui il giudice. E allora la complessità della questione, tutta giocata sulla distinzione implicita ma sottile tra hate crimes e hate speech, è tale che una fattispecie molto simile è stata invece risolta dallo stesso tribunale di Roma in senso opposto rispetto a quanto detto poc'anzi a Forza Nuova. Non si tratta, guardate, certamente di soluzioni agevoli, perché se da un lato è necessario impedire che i social divengano la cassa di risonanza di hate speech, di diffamazioni, di falsità, pretendendo le collaborazioni nel contrasto degli illeciti, dall'altro mi pare che vada anche evitato di onerare soggetti privati e la valutazione, che è complessa persino per il giudice, di liceità dei contenuti diffusi, secondo policies interne che bilancino discrezionalmente diritti e libertà. Innovazione di sistema, responsabilizzazione di tipo preventivo, così ribadendo e anzi rafforzando con una nuova good Samaritan clause la esenzione di responsabilità secondaria dei gestori rispetto agli illeciti commessi dagli utenti sulle proprie piattaforme e il doveroso divieto di monitoraggio generale preventivo sui contenuti. E allora il digital service compensa tuttavia questo self-help con degli obblighi di regolamentazione tali da minimizzare il rischio di violazioni o da contenerne comunque gli effetti pregiudizi. A tal fine si impone l'istituzione, diversamente modulata in ragione della rilevanza della piattaforma, è ovvio, di procedure interne di decisione delle istanze di rimozione di contenuti illeciti o comunque contrari alle policies aziendali, con obblighi di motivazione e di reclamabilità delle scelte adottate, dunque con la devoluzione altresì delle controversie ad organi di ADR dotati di requisiti adeguati di indipendenza. Insomma, il Digital Service Act delinea un equilibrio delicatissimo tra il mantenimento dell'opzione di fondo della direttiva 31 del 2000, ovvero responsabilità solo condizionata del gestore, con il correlativo divieto di monitoraggio generale dei contenuti e l'introduzione di una serie di obblighi procedurali e sostanziali espressivi tanto del principio di accountability quanto del canone di responsabilità. La cifra di questa novella legislativa risiede dunque nel passaggio dalla sola responsabilità alla responsabilizzazione, che potrebbe avere effetti determinanti anche sul terreno della disinformazione grazie a stringenti obblighi di trasparenza sulla online advertisement. La disinformazione e i conseguenti effetti manipolativi sono del resto specifici pericoli sistemici di cui il Digital Service Act impone la valutazione nell'ambito di un'analisi del rischio connesso all'attività svolta e delle conseguenti garanzie da adottare. Insomma, il percorso di, tra virgolette, privatizzazione della censura non è certo invertito nel Digital Service, che rafforza anzi gli obblighi di rimozione, rendendo tuttavia maggiormente trasparente e quindi sindacabile l'esercizio del potere interdittivo nei confronti di contenuti e di profili. Certo, non si tratterà della risoluzione di tutte le distorsioni della rete, ma di un intervento combinato peraltro con i forti limiti sulla profilazione, altro profilo interessante, imposti questi dal Digital Markets Act, capace di rendere